Dopo 30 edizioni è giusto che la Regione Abruzzo, che ha sempre patrocinato e sostenuto il premio Borsellino, gli dia un riconoscimento istituzionale che supererà le nostre esistenze politiche, così come Paolo Borsellino ha superato addirittura la morte, arrivando anche ad oggi ad essere un elemento di riferimento evocativo per tutte la creazione di coscienze che combattono i reati mafiosi. Oggi dirsi mafioso è un dato di vergogna, i nostri ragazzi delle scuole parteciperanno a tanti convegni dove a fianco al ricordo di Paolo Borsellino ci saranno trattati tanti temi di attualità, e questo è un fatto molto importante, e credo che ci sarà anche quest'anno una grandissima partecipazione delle scolaresche. Un progetto di legge che è il giusto riconoscimento per l'attività svolta in questi anni e per l'attività che vorrà svolgere l'associazione, il giusto riconoscimento ad un impegno che è stato portato sui territori, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, che coinvolge l'intero territorio regionale. Il disegno di legge è stato sottoscritto anche dal Presidente Sospiri e che da tutti i gruppi consigliari. Questo dimostra quanta attenzione c'è su questa problematica e soprattutto dell'alto significato di queste manifestazioni.